e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete subito così, bam, senza fondotinta, perché parliamo e facciamo una recensione di un prodotto che è super chiacchierato in questo periodo, ovvero i nuovi fondotinta full coverage di Mulac, gli Slade Game. Questi fondotinta mi sono stati inviati da Mulac diverse settimane fa oramai, ve li avevo postati anche su Instagram e ho avuto modo di testarli con molta molta calma. Vi dirò cose positive e cose negative secondo me del fondotinta, parleremo anche della cipria e ovviamente anche dell'olietto. Allora, inizio subito. Bam! Personalmente credo fortemente che questo fondotinta non sia adatto alle pelli troppo sensibili e tendenzialmente secche, anche con la presenza dell'olietto. Adesso vi spiego e vi faccio vedere il fondotinta in azione. Cose positive: le colorazioni, soprattutto per le ragazze molto molto chiare, parlo per le ragazze chiare, non parlo delle ragazze nere perché ovviamente non ho testato quelle colorazioni, però ci sono delle colorazioni molto molto chiare. Io sono partita con la prima subito così, che bello, e invece in realtà era chiarissima, anzi forse è questa, ho sbagliato mi sa. Quindi dicevo, le colorazioni sono molto 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 chiare. Se voi avete problemi per trovare il vostro colore perfetto, sono convinta che nella gamma Mulac non avrete alcun tipo di problema. Questo fondotinta viene venduto come full coverage, quindi a coprenza altissima. Secondo me è una coprenza molto molto alta, forse non proprio full coverage, perché secondo me con full coverage si intende un fondotinta che copre qualsiasi cosa, banalmente anche i tatuaggi. Questo fondotinta qua l'ho testato anche su tatuaggi ad alcuni amici ed amiche e non copre proprio tutto tutto, però è una coprenza sicuramente altissima. Ho provato diversi metodi di applicazione con la loro spugnetta e ovviamente su pelle molto delicata e molto sensibile e tendenzialmente secca come la mia, questo fondotinta non può assolutamente essere utilizzato senza le goccine, perché è un fondotinta che si sente tanto. Il problema di questo gesto è che su una pelle molto secca tende ad essere un po' aggressivo sulla pelle, quindi magari rialza addirittura le pellicine, quindi successivamente si vedranno molto, e la texture di questo fondotinta è una texture che comunque sulla pelle si vede. Si vede però soprattutto nei primi minuti, diciamo che con il passare del tempo il fondotinta tende ad amalgamarsi alla pelle e secondo me l'effetto migliora molto. Ho un piccolo PS, questo è quello che è successo alla mia spugnetta Mulac, con l'applicazione soltanto di questo fondotinta. Diciamo che essendo un fondotinta bello strong, dovete stare attenti, soprattutto se è una spugnetta come questa, che credo che sia senza lattice, è un pochino più delicata. Quindi fateci un po' di attenzione, perché io magari sono stata un po' troppo rude. Questo secondo me è il metodo di applicazione migliore per questo fondotinta, nonostante secondo me sia un pochino aggressivo sulla pelle, rimane l'applicazione migliore. Mi piace sia l'applicazione con la spugnetta che con il pennello, forse mi piace ancora di più quella col pennello perché mi pare che rimanga lievemente più naturale. Il discorso di questo fondotinta è uno: è un fondotinta che si vedrà sempre sulla pelle, a prescindere da quanto potrete sfumarlo, si noterà sempre la presenza di questo fondotinta sulla pelle, perché è un fondotinta full coverage, ragazzi. Comunque anche il Vichy Derma Blend, che quello è un full coverage, full coverage, quando vi avvicinate alla pelle della persona che c'è il fondotinta si vede. Quindi dipende un pochino da che effetto volete veramente dal fondotinta. Mi dura abbastanza durante il giorno. L'unico difetto che ha su di me, che ripeto, ho una pelle molto sensibile, molto delicata e tendenzialmente secca, è che sulla pelle si sente. È un fondotinta di cui senti la presenza, ma perché è normale, è un fondotinta in stick, ragazzi, non si sta trattando di un fluido, perciò è normale che sia così. In alcuni casi tende a farmi lievemente sudare, purtroppo andando verso il caldo è una cosa che mi capita spesso con tante tipologie di fondotinta. Io lo consiglio sicuramente in una tipologia di pelle mista, forse tendenzialmente anche grassa, anche senza l'utilizzo dell'olietto. Questo olietto secondo me è super promosso, soprattutto anche da utilizzare anche con altri prodotti, non soltanto con gli Slay the Game. È un olietto che ti può aiutare ad idratare un pochino di più la pelle, soprattutto utilizzato con dei fondotinta un pochino corposi tende a farli diventare un po' più naturali, quindi questo olietto è utile a prescindere dal fondotinta. Per me, per la mia tipologia di pelle, purtroppo questo fondotinta non è adattissimo, però ragazzi, nel senso, non si può fare un fondotinta universale per tutti quanti, quindi parlo soltanto per delle tipologie molto molto sensibili e secche. Passo un attimo a dirvi che cosa ne penso io della cipria, ovvero Seal the Deal. Questa è la white e questa è la yellow, le ho utilizzate entrambe. Io oggi vi parlerò in particolare della yellow, perché secondo me è sicuramente un prodotto da avere nel proprio beauty. Vi spiego perché. La white è molto molto simile alla Makeup Forever HD. Questo cosa significa? Significa che secondo me la white non è adatta a tutte le carnagioni molto scure, questo lo dicono anche loro tranquillamente sul
sito, ed è vero, perché ovviamente una cipria bianca va lavorata e già una morticina come me potrebbe rischiare di rimanere bianca, figuratevi una persona con la pelle scura, quindi non è sicuramente adatta. Mentre la Yellow secondo me è un prodotto molto molto interessante. Il fatto che sia gialla, ricordatevi che vi può aiutare anche a correggere un pochino il vostro colorito naturale di pelle, banalmente anche nella parte delle occhiaie, se tendete un pochino di più al viola o al bluastro, la cipria gialla vi potrebbe aiutare oltre il correttore. Ovviamente ve la consiglio se avete un sottotono giallo, se avete un sottotono rosa diventate gialle con questa cipria qui, quindi ovviamente non la potete utilizzare. Ho un piccolo PS, vi ripeto, a me piace tanto, va soltanto lavorata un po' col pennello, ma non ho problemi. Una cosa non mi piace, Mulac, il pack secondo me è proprio sbagliato, molto carino anche l'esterno. Bella l'idea dello specchio, però ragazzi, se qua c'è lo specchio, qua c'è il puff e qui c'è la polvere, a prescindere dal fatto che tengo il puff sopra, lo specchio sarà sempre sporco. E in più mi trovo un po' in difficoltà ogni volta a dover prendere la polvere, togliere il puff, chiudere il pack, girare, rigirare, e tutte le volte mi trovo ovviamente la cipria sullo specchio. C'è un po' un problema di packaging, ecco, però nel senso, su questo capisco che ci voglia del tempo per trovare anche la soluzione migliore. Anche la stessa Makeup Forever con la cipria HD ha cambiato il pack 3000 volte perché non erano mai decisi. Quindi vado ad applicare la cipria. A me piace tantissimo il profumo, è un profumo proprio di cosmetico buono, è una cipria super opacizzante, va bene con qualsiasi tipo di fondotinta, l'ho testato anche con altri fluidi, bella 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 questa cipria, mi è piaciuta un sacco. E voilà, questo è il risultato del fondotinta e della cipria su di me, ovviamente ho utilizzato l'olietto, l'avete visto nell'applicazione. Non mi dispiace come risultato, il problema è solo la sensazione che sento quando ho il fondotinta addosso, ma soprattutto che mi fa un pochino sudare la pelle, e in più ho avuto dei problemi di pellicine sulla parte del mento. Il problema di questo fondotinta è che me le metteva molto in evidenza, e stessa cosa ho visto su alcuni video di alcuni ragazzi e alcune ragazze che, se hanno magari dei segni di cicatrici o cose varie, è un fondotinta che ogni tanto li può mettere in risalto. Purtroppo i fondotinta stick hanno le loro cose positive e le loro cose negative, come tutti i prodotti di questo mondo. Perciò io continuerò a utilizzare questo fondotinta nelle occasioni particolari, e soprattutto magari non nella stagione calda, ma nella stagione magari autunno-inverno, sicuramente mi darà molto meno fastidio sul viso. Vi ripeto, secondo me questa cipria qua merita di essere acquistata e può essere veramente un buon prodotto da avere nel beauty. E stessa cosa vale per l'olietto, perché secondo me è un prodotto molto molto versatile e molto utile. Basta ragazzi, spero che questa recensione vi sia stata utile, se avete delle domande lasciatemi un commentino qua sotto, vi risponderò assolutamente. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video, vi mando un grande bacio e ciao a tutti!